Bentornati ragazzi, bentornati al canale Gioco di Xtrapo. Sì, oggi. Oggi. Quest'altra volta. Bravo. Sì. Vaporificio Vanilla Land. Ragazzi, oggi Vaporificio Vanilla Land. Innanzitutto saluto Natasha e la ringraziamo. Ciao Natasha. Vaporificio, come sapete, o se non lo sapete ve lo dico io adesso, in passato ha creato la Vanilla Marble, che ha avuto un bel fetta di mercato, e ha deciso di riproporla abbinando altri due aromi che adesso proveremo. Allora, Vanilla Marble appunto. Lo proveremo su Slide con la 08. Qua svapato sembra una quasi una crema pasticcera col limone dentro, una roba del genere. Alla fine della crema pasticcera un po' di limone c'è, no? Sì, potrebbe una essere grattata. la scorza di limone. È come se ci fosse una scorzetta di limone, io non so, io sento una cosa del genere. Comunque liquido molto buono, io gli do dal 7 all'8. Cioè 7,45. Sento tipo questa scorzetta, questo aroma di limone. Magari sono io, però non lo so. Boh. Sì. Allora, Vanilla Marble si sente appunto la parte di vaniglia e poi vi arriva questa leggera scorza di limone. Ah, la senti anche tu? Sì. Boh, sì, allora sì. Non sono io. Buono. Io gli do un bel 9. Gli do un bel 9 perché, come sapete, a me le vaniglie piacciono tanto. Non è una classica vaniglia, no, è no, come no, perché la mi sembra quasi una crema pasticcera, e sapete tutti che dentro la crema pasticcera un po' di scorza di limone ci va, e sembra una crema pasticcera con un po' di limone. Bisello? Sì, anch'io vedi? La percepisco, ma proprio leggera, cioè una... non è forte, no. È quella appena appena che ti rimane lì sulla lingua e poi sparisce. Sì, non è una classica vaniglia che abbiamo già svapato, ecco. No, beh, perché noi la vaniglia barbo non l'abbiamo mai svapato. Abbiamo sempre svapato le custard. Detto una o vaniglia e crema pasticcera. Ma così barbo no. Comunque è buono, a me piace. E gli do un bel 9 perché mi piace, fa. Decisamente nelle mie corde. Mi piace. Benissimo. Sì. Mi gusta. Bastardelli, passiamo al prossimo. Ricordo ovviamente vaporificio, linea da guancia. Passiamo a Vanilla Tobacco. Ovviamente questo qui, vaniglia e tabacco. Allora, all'olfatto si sente una nota di tabacco. Ares 2, Inokin, andate a vedere il video. Bastardi. Sì, è una nota di tabacco chiaro. Sento una nota di tabacco chiaro. Allo svapo avete tabacco, sì. Una bella nota di tabacco secco ma biondo, e poi avete in bocca il gusto della vaniglia. Buono, questo mi aggrada parecchio perché il tabacco esce bene, almeno qui sull'Ares 2 la parte di tabacco esce bene, non è un tabacco paglierino, e buon tabacco, e poi accompagnato dalla vaniglia. Un po' difficile se non ci sanno fare loro con i tabacchi. Lo sai che però io con i tabacchi non è che devo dire che un tabacco secchino, però addolcito, cioè secondo me si sente più il tabacco che la vaniglia. Certo. E di solito queste tipologie di liquidi non mi piacciono, però devo dire che questo non è troppo pesante il tabacco, cioè no, si sente molto di più alla vaniglia, però non è pesantissimo. Questo è molto piacevole. Un all day praticamente. Questo è veramente, a me piace tanto. Lo comprerò. Voto? 9,5. Lo comprerò. 9,5 perché sta parte di tabacco qui secca. Sì. Non è affumicata, però secca, ti dà proprio il sentore buono dalla vecchia paglia. Non me l'aspettavo. Paglia intendevo come sigaretta, Non me l'aspettavo, e devo dire che mi sento di dargli un 8,5. È inutile dire quello che hanno già detto loro. Sì. È quello, è un buon tabacco addolcito dalla vaniglia, tabacco secco. Buono, io gli do un bel 8,5 anch'io. Mi piace, sì. E adesso abbiamo l'ultimo, che è Vanilla Tropica. Ah, vi ricordo che sono shot, quindi 20 ml, a cui aggiungere la glicerina e lo shot. Io quando l'ho aperto e ho sentito il profumo, ho detto, caspita, mamma secondo mia. Hai detto un'altra parola, buono. Sì, ho detto un'altra parola, no? Buono.
facciamo, caspita. Lo proveremo sul Berserker. Berserker BF. Non sento papaya, se la sento la sento proprio pochissimo. La vaniglia è un liquido che non mi piace, ma proprio non mi piace. Proprio 2 su 3. Niente di niente questo mi piace. Non gli posso neanche, non gli do proprio neanche un voto perché proprio non mi piace assolutamente. No, io sento una papaya matura, per come si tratta della vaniglia la percepisco, però l'ho percepita adesso dopo qualche tiro. Dopo qualche tiro. Mi rimane il punto sulla lingua. In aspirazione sento la polpa della papaya matura. Quindi per far uscire la vaniglia devi far scaldare un po' la coil. Penso proprio di sì. Allora, devo dire che in aspirazione non mi piace, però poi rimane un buon gustino di papaya in bocca, ma non sento la cremosità della vaniglia. Tra i tre è quello che mi piace un pochettino meno, anche devo dire la verità. Anche a me. Gli do un 6, via, perché non mi... Anch'io gli do un 6. Non... Fruttato cremoso non mi, poi mi aggrada molto. Sono anch'io della stessa opinione del Visello. In aspirazione non mi aggrada tanto, però poi mi lascia un buon gusto di papaya matura in bocca che permane anche a lungo. No, io rimango della mia idea, non mi piace per niente. Oh. Chiedo scusa, ma non mi piace proprio. Benissimo, bastardoni. Vi abbiamo fatto vedere Vanilla Land by Vaporificio, Vanilla Bourbon, Vanilla Tobacco, Vanilla Tobacco e Vanilla Tropical. E Vanilla Tropical. Provateli, dice qualcosa sotto i commenti, seguiteci Instagram, Facebook, iscrivetevi a YouTube sul nostro canale. Ci manca solo Tinder, poi siamo pronti. Sì. E ma lì ci sono le foto porno, non possiamo metterti in taglia. Ciao! Va bene, ciao!